Possiamo fare una mostra verticale anche aperta, anche a coste, giocando sulle coste 2x1, 2x2, 3x3, 4x4, 4x3, come volete, tutte le varianti delle coste, lasciandole aperte, però secondo me conviene apportare una piccola modifica. Prima fare il classico tubolare, poi. E qui è tutta la difficoltà, o meglio, l'attenzione da porre a questa mostra verticale. Con l'ago a doppia cruna, lasciare portare su, per meglio dire, la prima maglia 3, e praticamente ci farà da cimosa che non fa piegare la mostra, cioè che la rifinisce. Possono essere anche 5, dipende dallo spessore del filato, quanto è grosso, in questo caso 3, so che sono sufficienti. Questo rifinirà la mostra. Dall'altro lato della mostra, dato che è aperta e non mi sottolineo adesso quanti centimetri eccetera, io ne porto su o 3 o 5, sempre in base al filato. Dopodiché, ops, scusate, mi sono distratta, le porto giù. Nel senso, abbiate pazienza, eravamo così, perché devono andare praticamente, anche io come avete visto mi sbaglio facilmente, un attimo di distrazione, devono andare sui due lati, cioè praticamente questa rifinitura in rasato che si arrotolerà e ci permetterà, come vedremo nel montaggio, una soluzione ideale, una sulla prima. Quindi è meglio metterla sempre sulla prima perché il carrello prende meglio, e 3 o 4 sulla seconda, e lavorare poi normalmente a coste. Basilare è inserire le graffe a mezzatì, come le chiamo io, con il peso, in maniera tale che vi aiutate nella parte laterale, dove se la mostra è molto lunga tenderà a salire. Questa spostata ogni 20 giri, 30 giri, con il peso terrà giù il lavoro e le maglie anche qui verranno prese meglio. Ora guardate, questa bordura che rimane in rasato chiaramente crea, una volta che lo andiamo a montare, una perfetta un bilanciamento della cosa, perché comunque tenderà ad andare in sotto, quindi sosterrà la mostra senza creare nessun problema. Dalla parte opposta, eccola qua, noi ce l'abbiamo pronta per essere inserita e cucita, e adesso vediamo come. Una volta fatta la mostra per tutta la lunghezza, della larghezza che desideriamo, può essere di 5 cm, 10, io in fondo l'ho fatta così perché per far capire come montarla, ma chiaramente possiamo, in base ai nostri conteggi, e che poi vedremo insieme, decidere l'ampiezza. Questa è la parte dove ho lasciato 4 maglie. Questa è la parte che si arrotola, che praticamente farà da rifinitura anti-ondeggiamento. Detto questo, ci posizioniamo sempre sul bordo iniziale, filo sempre fino, e prendiamo due maglie grosso modo, ci posizioniamo proprio nel punto in cui, come illustrato anche all'interno, la cucitura è la stessa per la mostra scomparsa sotto, quindi non è spiegato anche come posizionare l'ago. E prendiamo sempre la seconda maglia e sempre la posizione vicino alla prima costa. Punto materasso, è il punto jolly delle situazioni del montaggio, veramente viene un lavoro perfetto. La mostra è quella che viene leggermente tirata, cioè praticamente deve sostenere tutto il peso del modello, come dico sempre, quindi il montaggio deve essere leggermente, tiratela così. Deve camminare sostenuta, e guardate come viene bene il lavoro. Ma di dietro, e questa è la cosa che vorrei farvi comprendere, così sarà anche sul collo e tutte le parti, di dietro noi avremo una parte che
che ci resterà libera, cioè queste maglie, ora non c'è la proporzione per il modello, ma poi con un sottopunto o dei puntini veloci che prendano la base e il lato, noi rifiniamo in maniera completamente perfetta, tanto che possiamo anche tagliarli davanti perché non si noterà mai per chi se la sente, viene perfettamente pulito il lavoro. Perché queste quattro maglie fanno la rifinitura interna. Chiaramente più stretta, è una mostra verticale che aiuta anche per poter mettere bottoni, cioè voglio dire, non è che deve essere soltanto ovvio, più larga diventa da rifinitura, mentre più stretta diventa da contornamento, diciamo così, del modello. E sotto, ripeto, avere una parte perfettamente pulita aiuta notevolmente.